Pace e bene, carissimi devoti di Padre Pio. Sono tante, ma proprio tante, le lettere che arrivano a lui. E questa è una consolazione per noi sacerdoti. Vedere la fiducia nella intercessione del nostro carissimo Padre Pio e vedere da quante parti dell'Italia sono presenti tutti i devoti di Padre Pio, tanti devoti. Vorremmo che questa gioia di sentire la fede dei fedeli fosse la gioia di tutti i sacerdoti del mondo. Ebbene, sempre ringraziandovi della fiducia che avete in Padre Pio, eccoci, leggiamo alcune delle lettere o dei biglietti che arrivano al Padre nostro. Caro Padre Pio, voglio pregarti per la mia famiglia. Voglio chiederti la pazienza e il coraggio di far crescere i miei figli nella retta via. Aiuta mia figlia a superare un momento difficile, le paure, le ansie. Ti prego anche per un mio figlio, perché diventi sempre più autonomo. Vedete, è una mamma che si preoccupa della educazione cristiana dei figli suoi. E questa è una cosa bellissima, assolutamente. Perché il matrimonio è anche questo, educare i figli ad una conversazione civile, nelle buone relazioni con tutti quanti e soprattutto nel crescere come figli di Dio. È il desiderio di questa madre e noi lo presentiamo a Padre Pio, questo desiderio santo. Caro Padre Pio, ti prego di farmi conservare il ragazzo col quale sto da molti anni, fa che riusciamo a trovare un'intesa e che scopriamo la volontà di Dio in quello che dobbiamo fare. Vedete, è la preghiera di una ragazza per il proprio fidanzato. Cos'è questo tempo di fidanzamento? A che serve questo tempo di fidanzamento? Quello a programmare insieme la propria vita, a fare dei progetti in comune, condivisi, ad essere un dono l'uno per l'altro. E questo è il tempo, e questo è il tempo giusto prima del matrimonio. Questa ragazza va bene a rivolgersi a Padre Pio. Illuminami su quello che devo parlare. A volte si passa tanto tempo nei divertimenti, è giusto che ci siano anche quelli. E però anche una serietà in vista del traguardo, il traguardo matrimoniale da giungere, una vita di donazione di se stessi, una totale offerta, una totale oblazione. Sull'esempio di Gesù Cristo, naturalmente. Caro Padre Pio, sono qui a scriverti perché sento il bisogno di averti accanto, soprattutto in questo periodo per me molto difficile. Mi sento davvero smarrita con la perdita della mia mamma. Ho bisogno del tuo sostegno. È una sofferenza interiore. La solitudine per la partenza della mamma da questa terra al cielo. È una solitudine che va compresa, che va condivisa. Ma è una solitudine anche, carissima sorella che hai scritto, è una solitudine anche che va colmata. Colmata con la stessa presenza della madre.
noi quante volte nel credo ripetiamo di credere nella comunione dei santi. Questa è la maniera per riempire il vuoto, cara sorella che hai scritto. Pensa alla tua fede, ripeti sempre credo nella comunione dei santi, così come credi in Gesù Cristo, Figlio di Dio. Anche questa è una mamma che prega per il figlio, perché abbia sempre buone intenzioni, ma questa mamma trema anche per questo suo figlio. È sposato, ha due bambini, ma non ha un buon rapporto con la moglie. Non ha nemmeno un buon rapporto con la mamma che scrive. Da anni non fa vedere il figlio alla mamma. Da anni. E questa nonna soffre. Questa nonna sa di poter dare una parola che faccia del bene al bambino. Ma soprattutto, innanzitutto, prima di tutto, questa mamma prega per il rinsavimento del figlio sposato. Giusto e torto fanno sempre parte dell'una e dell'altra parte. Non stanno tutto nell'uno e tutto nell'altro. E su questo bisogna convenire. Su questo bisogna riconoscere, chiedere anche perdono delle proprie mancanze, ma giungere a salvare la famiglia è il sommo bene che uno può avere sopra questa terra. Non bisogna prenderlo. Che Padre Pio intervenga in questa situazione. Vediamo un'altra lettera. Caro Padre Pio, la mia vita è cambiata nel tempo. Oggi sto affrontando la malattia di mio marito. Spero di riuscire ad aiutarlo con tutte le mie forze e con la forza di Dio. Aiutami a dare forza ai miei figli. L'unica cosa che ti chiedo è il dono della fortezza, caro Padre Pio. E ci vuole la fortezza, che è un dono dello Spirito Santo, per affrontarle queste situazioni, per dominarle, per superarle, per farle divenire un momento di crescita per noi stessi. Soffrire vicino al marito significa essere vera moglie, significa aver compreso che cos'è la comunione coniugale. Questa donna confida tanto in Padre Pio, la stessa confidenza noi la condividiamo e la mettiamo anche noi in Padre Pio e ci associamo a questa preghiera, che il Signore la renda forte. Adesso mettiamo tutte queste intenzioni e altre ancora nel cuore di Padre Pio. Convidiamo, ci guarda sempre, non ci lascerà inascoltati. Caro Padre Pio, premia la confidenza che hanno in te i tuoi devoti, i tuoi figli spirituali. Premia la confidenza che hanno in te i sofferenti. Asciuga le loro lacrime. Conforta i loro cuori. Fai sentire a tutti la carezza di Dio. Amen.